Buonasera, per la febbre lunedì sera, per la nostra rassegna del lunedì, questa sera proponiamo Veloce come il vento, un bel film italiano, uno dei film, a mio parere, più belli degli ultimi anni, è uscito 4 anni fa nei cinema e fra l'altro ebbe un grandissimo successo la nostra rassegna, per cui molto. E non era scontato perché già i film italiani a volte faticano con il pubblico e anche col pubblico della nostra rassegna. Che se ultimamente sta crescendo il gradimento, ma soprattutto perché è una storia che unisce dramma, un po' di commedia e soprattutto l'aspetto anche spettacolare dei motori, è ambientato nell'ambito del mondo delle corse automobilistiche e Gran Turismo, non era appunto scontato che piacesse al pubblico abituato magari a vedere queste stesse formule in film americani, da quelli più commerciali alla Fast and Furious, a film anche molto belli come il recente Le Mans 66 che abbiamo visto anche alla nostra rassegna. È la storia di una ragazza, minorenne, ancora minorenne, 17enne, che ha ereditato dal padre la passione per i motori e che fa questo tipo di corse. Ma è un talento emergente, troverà sulla sua strada, incontrerà sulla sua strada il fratello, che è interpretato da uno Stefano Accorsi, devo dire, mai così bravo, vinse il premio Davide Donatello per questo film, che è un fratello con cui non si conoscono praticamente. Che insomma, dopo una serie di questioni familiari che si vedono nei primi minuti del film, ritrova sulla sua strada. Addirittura c'è anche un fratellino di 10 anni che Accorsi, il personaggio Accorsi non conosce. Accorsi fa un ex pilota, un ex campione, ormai abbandonato le corse anche per i suoi problemi con la droga, di tossicodipendenza, ma lo fa una chiave molto interessante, anche molto divertente, buffa, con questo accento romagnolo interessante che caratterizza un po' molti personaggi del film. E il film appunto ha molti aspetti drammatici, ha molti aspetti emozionanti, fa anche divertire in molti momenti, soprattutto il personaggio di Accorsi veramente riesce a uscire dal facile cliché dell'uomo che ne ha combinati tutti i colori, ancora nel pieno da tossicodipendenza, ma in un modo non scontato, come era facile fare, ed è anche molto spettacolare, perché le corse, sia quelle regolari che alcune clandestine che si vedono nella parte finale, sono rese in maniera veramente molto spettacolare. Quindi tecnicamente un gran film di Matteo Rovere, di cui abbiamo visto un anno fa Il Primo Re, che fu molto amato alla febbre del lunedì sera. Come questo, credo che vi piacerà molto. Ha un finale che ogni volta emoziona tantissimo, un finale veramente bellissimo, che forse a chi è piaciuto la famiglia Belia la settimana scorsa, credo che piacerà molto anche questo finale. Se l'avete visto, lo sapete già, lo rivedrete volentieri. Se non l'avete visto, credo che lo scoprirete con piacere questa sera e con gran passione. Il film è passato qualche sera fa sulla Rai, per chi non l'avesse appunto visto, noi lo riproponiamo grazie al link Rai Play, che adesso manderemo in onda sulla nostra pagina Facebook di Sentieri. Potete fare alla fine del film, commentare sotto questo video, oppure il link che metteremo anche su YouTube a questo stesso video. Insomma, fateci sapere se vi sarà piaciuto il film, cosa ne pensate. Non è come fare il cineforum, lo sappiamo, è un tentativo di cineforum a distanza, in un momento peraltro molto doloroso in cui insomma, nessuno di noi avrebbe tanta voglia di scherzare. Però pensavo che il cinema ha ancora tanto da dire anche in un momento come questo, anche di dramma, con storie come questa che parlano di dolori, di sofferenze, ma anche di cose positive che legano i personaggi. In questo caso c'è un'idea di famiglia, insomma, è molto particolare e interessante. Buona visione.